Abbiamo avvertito l'opportunità di fare questo punto stampa all'esito della firma di stamane, dove già abbiamo fatto alcune dichiarazioni, per essere più che altro a vostra disposizione, perché, come è stato detto stamane, si tratta di un accordo storico per la città di Napoli, per i Bagnoli, per il paese. E quindi, a parte la monotematica che si farà in Consiglio Comunale, dove ci sarà un approfondimento il 24 con tutte le forze politiche, oggi riteniamo doveroso procedere a qualche informativa in più anche alla città attraverso i mezzi di comunicazione. Ovviamente è presente il Presidente del Consiglio Comunale, perché noi abbiamo fortemente voluto nell'intesa che venissero investiti gli organi locali, quindi innanzitutto il Consiglio Comunale. È presente il presidente della municipalità decima, Diego Civitillo, perché anche la municipalità è stata già interessata da una prima informativa, e poi immagino ci saranno altre riunioni e discussioni, perché adesso si apre una fase completamente nuova. Abbiamo fatto la cornice, l'abbiamo riempita di contenuti, ma il quadro non è finito, e quel quadro può essere arricchito dal contributo, ovviamente, in primis del Consiglio Comunale, del Consiglio Municipale, della Municipalità, ma anche dai cittadini, dal dibattito che anche attraverso i mezzi di comunicazione si può aprire nella nostra città e finanche non solo nella nostra città. Noi riteniamo che l'accordo firmato stamattina sia un accordo storico, che sia un accordo che ci soddisfa moltissimo. Perché ci soddisfa? Ci soddisfa perché è il frutto di una serie di battaglie politiche, istituzionali e giudiziarie che abbiamo dovuto mettere in campo in difesa della città, che 2 anni fa, anzi 2 anni e mezzo fa, il quadro era completamente diverso. E fino a qualche mese fa non c'erano le condizioni nemmeno per sedersi allo stesso tavolo, e soprattutto perché si è creato un clima di rispetto, cooperazione e relazioni istituzionali che non ha posto al tavolo della trattativa la condizione del venir meno di qualche aspetto dell'autonomia politica di ognuno di noi e quindi, per quanto ci riguarda, della nostra città. Poi non è importante solamente il metodo, il metodo è decisivo per arrivare all'obiettivo. Apro velocemente una parentesi e la chiudo velocemente: rimangono totalmente intatte le nostre critiche e le nostre azioni contro l'articolo 33, lo sblocca Italia, il commissariamento, però è evidente che c'è stata la volontà istituzionale di provare a rimuovere l'ostacolo. L'ostacolo è stato rimosso oggi in modo forte per certi aspetti, perché firmiamo una intesa in prefettura, questo non vi sarà sfuggito, è stata firmata da chi rappresenta le istituzioni interessate alla problematica, quindi al tema, governo nazionale, governo regionale e governo locale. E poi siamo soprattutto contenti, consentitecelo, del contenuto, perché il metodo poteva anche essere apprezzabile, finanche eccezionale, finanche di riconoscimento pieno del ruolo della città, ma se poi ci fossimo trovati di fronte a un compromesso che pure poteva accadere, la voglio fare questa parentesi, in politica può accadere che tu per raggiungere un certo obiettivo cedi su qualcosa. Ebbene, invito tutti ad andarsi ad analizzare con attenzione l'accordo per rendersi conto, e per dire questo devo anche dare atto al governo nazionale di essere qui, perché senza l'intenzione reciproca non si raggiungeva questo obiettivo. Però c'è l'obiettivo che noi ci siamo dati in questi 6 anni di vita amministrativa, a cominciare dalla prima campagna elettorale. Vado per titoli. Poi, se avete bisogno, voglia, interesse di un approfondimento, ci sono qui in particolare per la rigenerazione urbana e l'urbanistica l'assessore Piscopo, per le bonifiche vice sindaco, assessore del giudice, mobilità e infrastrutture l'assessore Calabrese. Poi qualsiasi domanda anche tipo politico, ovviamente
ci sono anche il presidente Fucito e il presidente Civitino. Bonifica integrale, risultato scontato? Per nulla. Si è parlato di messa in sicurezza, ve lo ricordate il dibattito che è andato avanti per 20 anni veramente sulla bonifica? Che tipo di bonifica fare? Si fa la rimozione della colmata e si fa la bonifica integrale. Alcuni erano per questa tesi, altri erano per altre tesi. Dove sta scritto con chiarezza in un atto istituzionale che si deve bonificare integralmente e rimuovere la colmata? Nell'ordinanza chi inquina paga del sindaco Luigi De Magistris del 3 dicembre 2013. Lo dico non per autocelebrazione, però lo dico perché oggi è anche il momento di mettere un pochino insieme i pezzi di questa storia. Quindi oggi noi diamo atto al governo di aver accolto questa impostazione, che è stata anche frutto di un'azione giudiziaria passata in giudicato, non ce lo dimentichiamo, perché questo non è un dato neutrale, non è una variabile non influenzante su quello che è accaduto. Diamo atto al governo di aver messo le risorse. Questo è un tema importante. Quindi la città ha preteso il risarcimento, la città ha fatto azioni giudiziarie, la città aveva la ferma volontà della bonifica integrale, il governo nazionale è venuto su questa posizione. Quindi è un fatto decisivo. Senza la bonifica era inutile proprio discutere di rigenerazione urbana, di urbanistica e di quello che dirò da qui a qualche secondo. Tempistica rapida. Obiettivo del governo è fare la gara entro Natale e quindi se vanno le cose come devono andare noi possiamo ritenere che per l'inizio della primavera possa partire effettivamente i lavori non di messa in sicurezza, non di caratterizzazione, ma di bonifica. Finalmente la bonifica su Bagnoli. Rigenerazione urbana. Io lo so che è un tema che mo passerà come un risultato scontato. Il dibattito ventennale, di cui assolutamente noi abbiamo un rispetto massimo per tutte le opinioni, che continuano a essere differenti, quali sono gli obiettivi che sono stati raggiunti? Il recupero della balneabilità del mare di Bagnoli, attraverso bonifica e tutti gli altri interventi tecnici che verranno messi in campo. Quindi a Bagnoli si farà veramente il bagno. Quello vero, non quello di cui parlammo qualche mese fa. Il recupero della linea di costa originale e quindi l'arretramento di tutti gli insediamenti che deturpano uno dei paesaggi più belli del mondo. Lo dico io, ma oggi, viva Dio, l'ha detto anche il ministro De Vincenti. Quindi evidentemente il concetto di bellezza è un concetto oggettivo. Cioè quel luogo diventerà uno dei paesaggi più belli del mondo, ripristinata la linea di costa. La spiaggia libera, la spiaggia pubblica, e consentitemi di aprire e chiudere una parentesi e dare merito, perché prima ancora di noi ci sono stati cittadini che per anni hanno fatto queste battaglie, a cui va il mio ringraziamento totale, pieno e sincero. Spiaggia pubblica, recupero la linea di costa, cioè noi andiamo con questa intesa a servire il popolo che ci ha eletto almeno. Io non voglio avere la presunzione di dire che stiamo oggi rappresentando la città intera, perché sarei presuntuoso, anche perché le opinioni giustamente sono differenti, giustamente ci sono opinioni distinte su Città della Scienza, per esempio. Io credo che è un grandissimo risultato ridare il valore che merita Città della Scienza, ma non sul mare, come tutti gli altri insediamenti. Città della Scienza è un luogo appunto di obiettivi che non hanno nulla a che vedere con l'insediamento su quello che sarà realizzato di uno dei più bei lungomari del mondo. Quindi al di là della strada non è nessuna sconfitta. Anticipo qualche domanda, qualcuno dirà: ma la sconfitta, l'incendio? Assolutamente no. Città della Scienza mi pare che sta facendo investimenti importanti, mi pare che avrà la sua rilevanza, mi pare che è uno dei punti importanti della nostra città, ma deve inserirsi e deve vivere in un contesto di ripristino di urbanistica e paesaggio.
Diamo per scontato Borgo Coroglio, è stata una battaglia in queste ore, qualcuno l'ha chiamata i bizantinismi, qualcuno l'ha chiamata le lotte dell'ultimo minuto, anche senza voce, ieri sera urlavamo, ieri sera fino a mezzanotte, l'uno e due, si urlava qua. Non è, cioè, le intese non è che sono facili, io ho parlato oggi di dialettica franca e costruttiva, questa è una, l'ho chiamata anche trattativa, è una trattativa quella che è stata fatta. Una trattativa che ha portato alla migliore intesa possibile. Il Borgo Coroglio. Il Borgo Coroglio è un risultato incredibile, perché era già stato spazzato via. Noi la andremo a ricostruire, a riqualificare un borgo che potrà diventare, in un contesto naturalistico, paesaggistico, ambientale, vicino a Nisida, un borgo di pescatori, un borgo di... Poi si vedrà, sarà il popolo che deciderà che cosa vuole fare insieme a noi. Non è che siamo a dire, però per darvi la traccia di quello che sarà. Il parco. Parco che è stato mantenuto, certo non sarà il Roseto di altra epoca politica, sarà un parco diciamo un po' diverso rispetto al Roseto, ma sarà un parco un po' meglio del Roseto, sarà un parco. Poi avremo l'edilizia, non ci sta un aumento della volumetria di cemento, c'è sviluppo, impresa, ricerca, università, e poi lo decideremo insieme, perché nel quadro c'è da mettere contenuti. E nell'area interna ci sono aree su cui si può stare uno sviluppo importante. Vogliamo dare per scontato l'esproprio dei suoli dei privati? Bella battaglia. Non è stato facile. Ci sono anche famiglie importanti che detengono suoli privati, su cui sono consumati anche conflitti durante questi mesi, anche diatribe, diciamo, politico, istituzionali e mediatiche. Io credo che questo è un altro sintomo di grandissima tutela dell'interesse pubblico. Avviene tutto in mano pubblica, Comune di Napoli, Regione Campania, Governo Nazionale. È evidente che il Governo Nazionale si serve delle strutture di cui ha inteso servirsi. Noi continuiamo a criticare l'impostazione del commissariamento, ma oggi noi abbiamo rimesso la palla nel posto dove deve stare. Era impensabile che questa intesa si firmasse in altro luogo. Era impensabile che questa intesa la firmassero altri soggetti. Non vi sarà sfuggita la fotografia. Quella è la fotografia. Quella è la fotografia dell'intesa di Bagnoli, dalla quale seguono tutte altre cose. L'obiettivo è evidente, che mentre va avanti la bonifica, noi vogliamo completare il progetto esecutivo di rigenerazione urbana. Chiaro che non è il momento di fare cronoprogrammi, ma per noi è importante che ci diamo degli obiettivi. Metti la mano in testa perché ti preoccupa, cioè, che ci dobbiamo dare degli obiettivi. E quindi gli obiettivi sono la bonifica che deve camminare rapidamente e chiaramente il piano esecutivo da approvare di rigenerazione urbana. Altro tema che devo dire, la Regione Campania all'ultimo momento ha voluto un attimo avere un momento di approfondimento ed è stata trovata una formula un po' più leggera: mobilità e infrastrutture, altro aspetto fondamentale dell'intesa. L'intesa, come potete notare, urbanistica, paesaggio, ambiente, mobilità e infrastrutture, l'arrivo della metropolitana a Bagnoli, l'arrivo delle infrastrutture viarie a Bagnoli, cioè c'è tutto un insieme di cose, e non vi sfugge che i problemi principali sono stati, perché sennò dice dove stavano i problemi? Dove stavano i problemi? Su che tipo di porticciolo inserire a Nisida? Si passava dagli yacht di 160 metri alla barca a remi del maestro Pisco. Due tesi molto contrapposte sulle quali si è andata a discutere. Si parlava del miglio azzurro di Caltagirone. È esproprio dei beni. Bagnoli non è di un privato. Bagnoli è della città che insieme alle altre istituzioni sta rilanciando quell'area. Quali erano i nodi? Città della scienza. Una serie di nodi complicati sui quali abbiamo lavorato. I grattacieli. E chi se ne scorda? Caro Carmine, caro Mario, caro Raffaele, cari tutti. Le prime slide. A parte i casi noti di epoca mesozoica, ma nemmeno tanto. Ma io ricordo i grattacieli imponenti sul lungomare di Bagnoli, che è un'immagine che abbiamo visto in altre parti del nostro paese e dell'Europa. La Spagna è piena di grattacieli sul lungomare, è una scelta. Nel nostro progetto non ci stanno grattacieli. Ma allora voi che fate? Solo spiaggia pubblica? No signore,
perché là puoi fare insediamenti che possono essere ristoranti, piccole strutture ricettive, cioè non è che esiste solo il grande albergo come quello che hanno fatto che ci deturpa il paesaggio a Via Medina, che non so chi l'abbia autorizzato in un'epoca così lontana, che t'affaccia tutte le parti di Napoli e vedi quella cosa. Non ci sarà, ma non vuol dire che là sarà solamente la passeggiata a mare, là ci saranno insediamenti che creeranno anche economia. Bene, vogliamo parlare dei posti di lavoro, vogliamo parlare della nostra intenzione di chiedere le clausole sociali, perché finalmente un territorio che dopo anni che soffre per il lavoro, perché là si è passato dalla classe operaia storica dell'Italsider al vuoto totale, al deserto, all'inquinamento, all'amianto, alle morti, io credo che sia importante nelle cornici normative date di prevedere le clausole sociali in modo che possa respirare il territorio. Pensate quanti posti di lavoro per le bonifiche, per le costruzioni, per la rigenerazione urbana, con cronoprogramma certo, con risorse dove c'è l'impegno del governo nazionale e del governo regionale, ovviamente il comune farà la sua parte per quello che può fare, quindi non è un protocollo, non è una dichiarazione di intenti, è un accordo, una legge quadro, la vogliamo chiamare una legge quadro, è una legge quadro chiara da quale non ci si può discostare, lo dico subito, alcune scelte non possono essere riviste, non è che si può svegliare domani qualcuno e dice, ah beh, facciamo un grattacielo, ah no, ci ho ripensato, lasciamo il circolo dal Detari sulla spiaggia, tutto il resto lo eliminiamo, no, là sarà un camminamento a mare straordinario, correggetemi voi che siete urbanisti, architetti, ambientalisti, io cerco di fare una sintesi, sarà un lungomare straordinario col recupero della spiaggia, il mare, un contesto naturalistico dove sul mare soprattutto c'è turismo, cultura e ricettività e attività economiche a basso impatto. Nella parte interna si può sviluppare tantissimo, oltre il parco, l'edilizia, c'è l'archeologia industriale, ci stanno le imprese, c'è lo sviluppo, c'è Città della Scienza, c'è di tutto. Questo per noi rappresenta una fortissima passaggio di credibilità. E non so se divento qualcosa, poi mi fermo, così vediamo le domande, o se vogliono aggiungere qualcosa prima delle domande, chi è seduto qui al mio tavolo. Diciamo, noi siamo, ripeto come ho detto prima, soddisfatti anche perché è un ulteriore tassello di un netto miglioramento delle relazioni istituzionali col governo nazionale e col governo regionale. Particolare, consentitemelo di dire, perché con voi ci siamo confrontati tante volte, mi avete ascoltato, qual è il nostro pensiero e qual è il mio pensiero. Noi sempre l'abbiamo detto, che il nostro obiettivo era difesa della città, interesse collettivo, autonomia politica, cooperazione istituzionale. Lo voglio dire anche in modo leggero, visto che anche ieri l'ex Presidente del Consiglio ha fatto giustamente da parte sua una battuta. Capisco la critica politica e ne vedremo altre anche lunedì, però i fatti dicono che Luigi De Magistris e i suoi collaboratori non hanno cambiato idea su nulla e non sono cambiati nemmeno fisicamente. È cambiato, è che se è un fatto oggettivo, il Presidente del Consiglio che è cambiato, non è che ha cambiato solo idea il governo sulla città, è cambiato proprio il Presidente. Noi non abbiamo cambiato idea, anzi abbiamo fatto degli sforzi enormi, perché non era facile, se da una parte c'era il destruence, che era l'attacco al commissariamento, a una legge illegittima, a tutte le cose che sapete, ma dall'altro cercare di costruire una strada alternativa che con la cooperazione istituzionale ci consentisse di raggiungere l'obiettivo. Io credo che abbiamo dimostrato un altissimo senso delle istituzioni, anche questa notte, quando ci sono stati problemi seri su alcuni punti, io credo che questa città ha dimostrato affidabilità, credibilità, tenacia e finanche umiltà, che è necessaria in questi contesti, a cominciare dal fatto di tutti i riconoscimenti che ho fatto in questa sede e anche nei colloqui che ho avuto nelle sedi istituzionali con il governo. Quindi questo è un clima importante, che è importante per i nostri cittadini e per i nostri abitanti. Noi continueremo a perseguire la cooperazione istituzionale a tutti i livelli. Se ci sono delle cose che magari sbagliamo e che altri ci convincono di correggerle, siamo in grado di rivederle, non siamo i depositari della verità, però credo che il passaggio forte
di cui dobbiamo andare orgogliosi come napoletani, che alla fine oggi abbiamo firmato l'accordo voluto fortemente dalla città di Napoli. Quindi questa amministrazione non ha tradito il mandato elettorale che gli è stato affidato, non si è girato dall'altra parte, non ha ceduto su nessun punto, ha fatto una trattativa istituzionale. Questa trattativa ha portato a un risultato che noi giudichiamo assolutamente soddisfacente. Quindi stiamo qua, se volete ogni chiarimento, perché non è chiaramente una conferenza stampa, non è un'assemblea popolare, quindi la sede delle domande, volutamente abbiamo voluto uno schieramento istituzionale ampio, così se ci sono domande sul territorio ci sta Civitillo, domande sul Consiglio c'è Fucito, l'assessore, ci sto io, qualsiasi chiarimento che volete, io per ora mi fermo qua. Perché qua se volete qualche altra cosa dico dopo. Posso? Sindaco, buongiorno. Vabbè, innanzitutto complimenti per l'accordo che avete raggiunto. Volevo chiedere tre cose velocissime. La prima, se ci può dire qualcosa in più sulle clausole sociali, se c'è già un'idea, se è stata avviata una discussione, diciamo, con le realtà imprenditoriali, perché in una città che ha carenza di lavoro come Napoli, ovviamente una parola come questa da domani mattina scatena gli appetiti di tanta gente, ed è giusto che sia così, come è ovvio che sia così. La seconda domanda è, insomma, ci pare di capire che l'accordo si è chiuso perché non c'è più Renzi, se è così o meno. Una battuta in maniera, diciamo, ancora ha detto più sintetica, sindaco, io ho detto, in maniera ancora più sintetica no, di questo, questi due aspetti, sì. Allora Cuozzo, rispondo sulla prima. È una nostra idea che non poniamo solo adesso, quella delle clausole sociali, nel senso, noi riteniamo che nell'ambito delle normative date, e se del caso anche di normative che si possono prefigurare, perché chiaramente adesso si apre tutta la fase delle gare, eccetera, quindi c'è un discorso da fare col mondo del governo, ma anche dei sindacati e delle forze imprenditoriali. E nostra intenzione è esattamente quella, come abbiamo fatto in alcuni casi anche come Comune di Napoli. Cioè, il tema delle clausole sociali significa proprio, è anche una forma, tra virgolette, consentitemi il termine, di risarcimento per un territorio, l'ho detto prima in modo chiaro, che non significa né eludere norme, ma provare a vedere nel contesto normativo dato, o se del caso un contesto normativo che si può costruire, quello di far respirare, visto che il tema del lavoro, ce lo ricordate voi ogni giorno anche nei giornali, nel mondo mediatico, è uno dei temi principali. Voglio chiarire, ho dovuto rispondere a Matteo Renzi ieri anche in Consiglio Comunale, qualche consigliere ha detto prendiamo atto che il sindaco ha cambiato idea. Ma in cui uno mi dice il sindaco ha cambiato idea, io dico perché siamo raggiunti all'intesa. Siamo raggiunti all'intesa non tanto perché Renzi non è più il Presidente del Consiglio, perché ci sono stati due fattori che ci fanno rendere orgogliosi del fatto che in questa città la democrazia ha avuto un punto alto di affermazione, che sono la nostra conferma a governare la città di Napoli su un programma che vedeva anche la lotta al commissariamento, all'esproprio della città e altro. Quindi credo che sono stati determinanti le elezioni amministrative di giugno, le elezioni per il no al referendum di dicembre, le lotte popolari che sono state fatte nella città di Napoli, la tenacia dell'amministrazione, la tenacia della municipalità decima, le iniziative, comprese, ve lo ricorderete, una importante che fu fatta da cittadini napoletani a Montecitorio qualche mese fa. Quindi credo tenacia, resistenza, lotta, determinazione, umiltà, democrazia, popolo, elezioni. Chiaramente cambia il Presidente del Consiglio e non vi sfugge che una delle prime dichiarazioni che fece il Presidente Gentiloni: abbiamo sofferenze al mezzogiorno e tra i giovani, priorità sono il sud e i giovani. Io devo registrare, ma è un fatto semplicemente oggettivo, non è che noi abbiamo, non è un problema nostro. Noi ci siamo comportati sempre in modo uguale con Berlusconi, con Monti, con Letta, con Renzi e con Gentiloni, siamo sempre gli stessi, con i nostri limiti, i nostri difetti, le nostre qualità, la nostra passione, i nostri errori. Semplicemente che è un fatto oggettivo, da quando Gentiloni è Presidente del Consiglio, in pochi mesi abbiamo chiuso un numero incredibile di accordi che sembravano impensabili. PON metro, patto per Napoli,
Vele, Bagnoli, certo non è chiuso, ci sono le partite più delicate a livello politico, che sono enti locali, debito, che sono le partite più importanti. Certo, se anche su quello si registra un cambio di rotta del governo, possiamo dire che non è più un miglioramento delle relazioni istituzionali, ma ci troveremmo di fronte a una svolta nelle relazioni istituzionali tra il governo nazionale e il governo della città di Napoli. Per il resto, il rapporto con Renzi è stato complicato perché il Presidente del Consiglio dell'epoca ha messo in atto delle azioni che noi abbiamo duramente contrastato. Quindi adesso è inutile dire ha vinto Renzi, ha vinto De Magistris. Con questo intesa ha vinto la città di Napoli, ha vinto la Campania, ha vinto il Mezzogiorno, ha vinto l'Italia. Questa è la nostra posizione. Allora, due cose più brevemente possibile. La prima, leggo dall'intesa che c'era una idea che era fissata la chiusura delle caratterizzazioni, dei dati sulle caratterizzazioni al 15 luglio addirittura. Abbiamo firmato l'accordo il 19 e stamattina il ministro ci ha detto che i dati di caratterizzazione porta il 27 in cabina di regia. Chiedo a voi per la vostra parte se questi dati, ormai sono già noti in questa discrepanza temporale fra il 15 e il 27, o siamo ancora tutti quanti in attesa, visto che poi da quella cosa lì dipende anche molto dalla destinazione dei suoli inerti, inquinanti e così. L'altra cosa, a meno che non mi abbia giocato la fretta, non leggo dai documenti firmati stamattina nessun riferimento alle coperture finanziarie. Anche su questo quindi vi dico la situazione qual è. Abbiamo soltanto ancora l'impegno per la bonifica, è stato fatto qualche passo avanti, che notizie abbiamo su questo punto? Sì, innanzitutto grazie, buongiorno a tutti quanti voi. Devo dire che il metodo di lavoro seguito è stato un metodo che noi abbiamo fortemente condiviso, voluto, che è quello della sovrapposizione delle mappature di tutti i dati disponibili. Non sfuggirà a nessuno di voi che abbiamo letto in questi mesi che la messa in sicurezza era stata anche confusa con le bonifiche, quindi abbiamo fatto anche una grandissima chiarezza che la messa in sicurezza non è bonifica. Abbiamo avuto un ruolo importante, devo dire, su quei tavoli tecnici che erano di grande lavoro, di grande impegno, abbiamo avuto un ruolo importante nel dimostrare anche la nostra ferma determinazione a chiarire che la messa in sicurezza è una cosa e le bonifiche è tutt'altro. Invece la narrazione ha voluto che qualche mese fa addirittura le messe in sicurezza venissero spacciate come bonifica e così non era. Ecco perché abbiamo voluto molto e si è condiviso su quei tavoli che la caratterizzazione fosse quanto più precisa e puntuale possibile, sempre ai massimi livelli, e abbiamo preteso la certificazione e la validazione dei dati. Vengo subito perché la caratterizzazione è completa, è finita, i dati sono arrivati in queste ore e a noi servono che siano validati. Ma questo per un motivo di chiarezza, di trasparenza e di criterio scientifico su quello che si andrà a fare su uno degli esempi più complessi ma anche più variegati con un approccio sistemico di quello che noi chiamiamo il modello di bonifica fatto a Bagnoli. Le caratterizzazioni saranno, giustamente devono essere validate, su quelle caratterizzazioni poi si iniziano ad individuare i modelli di bonifica. C'è una notizia per noi importante, c'è un argomento straordinario che noi abbiamo condiviso e messo sul piatto, sul tavolo degli approfondimenti, che praticamente già in queste ore, in questi mesi, ci sono degli studi e delle sperimentazioni su campioni per individuare la tecnica che maggiormente, in modo particolare la tecnica di fitodepurazione, che maggiormente si sta attanagliando a quel territorio. Faccio riferimento alla Lemna, alla Rundodonax o ad altre essenze vegetali che possono, in presenza di un determinato inquinante, dare maggiori risultati. Quindi noi avremo anche un'accelerazione in questo senso, perché
mentre si stanno validando le caratterizzazioni, quindi saranno poi presentate, da quello si determineranno gli interventi da fare, noi abbiamo già la cura disponibile per i vari livelli. L'aspetto che volevo segnalare è anche l'altro: noi non ci siamo legati alla monotecnologia del soil washing come voleva la narrazione, ma noi abbiamo preteso un approccio che prevedesse la fitodecorazione, la fitostimulation e anche il soil washing, per evitare di avere un terreno restituito con i reagenti chimici che poi non è adatto all'uso del parco. Quindi noi abbiamo sotto questo aspetto preteso i massimi livelli, ma anche con l'approccio tecnologico sia leggero sia pesante e soprattutto attanagliato alla caratterizzazione. Caratterizzazione che in alcuni punti è scesa addirittura a 25 metri per 25 metri, un reticolo di indagine e di analisi che parte da 100%, 50x50 fino ad arrivare a dei cluster di approfondimento 25x25, quindi una radiografia sull'intero sito, oltre 6.000 fori che ci hanno restituito una perfetta radiografia del suolo e dei contaminanti che ci sono. Bene, grazie. Impegni finanziari? Sì. Allora, rispetto agli impegni finanziari, no, innanzitutto c'è un impegno precisissimo da parte del governo per quanto riguarda l'allocazione di tutte le risorse legate alla bonifica, e su questo, diciamo, il governo non soltanto lo ha ripetuto più volte, ma forma parte dell'intesa. Va poi detto che per quanto riguarda tutti gli interventi che sono riferibili sia oltre alla materia ambientale naturalmente, ma in materia infrastrutturale, così come tutte le azioni previste per le azioni di rigenerazione urbana, tutto ciò che è all'interno del SIN e dunque anche del perimetro dell'articolo 33, tutto ciò che è all'interno del SIN prevede un impegno diciamo da parte di governo e regione innanzitutto per quanto riguarda, cioè, sia dalle infrastrutture, le alternative delle infrastrutture, per quanto riguarda anche gli interventi che sono previsti all'interno del SIN. Diverso aspetto è per quanto riguarda gli interventi esterni al SIN, dove c'è l'impegno a costruire dei tavoli comune regione governo per il reperimento delle risorse. Però va fatta questa differenziazione tra gli interventi e le azioni di rigenerazione urbana, oltre che delle bonifiche interne al SIN, con rispetto alle parti esterne. Inoltre, ad agosto è previsto il CIPE, vale a dire, e questo è lo stesso metodo che noi abbiamo utilizzato insieme con il governo per il bando periferie, cioè vale a dire anche lì, non appena siamo stati ammessi al finanziamento, a dicembre del 2016, ricordo che a febbraio del 2017, due mesi dopo, abbiamo avuto la delibera CIPE che con la sottoscrizione della convenzione che fissava tempi, modalità e modi, cioè modalità anche della spesa e delle azioni successive. Anche qui stiamo portando avanti la stessa metodologia e quindi ad agosto è previsto poi l'incoce, la delibera CIPE con la definizione anche delle successive convenzioni. Un'ulteriore breve precisazione per far comprendere anche il motivo di un approfondimento che si è fatto, che si farà su alcune schede, mobilità e infrastrutture, perché la Regione Campania ha preteso, diciamo, ha voluto che si facesse un approfondimento sulla quantità di risorse che dovesse anche mettere in campo la Regione Campania, perché trattandosi di finanziamenti che sono in genere statali e regionali, quindi questo per far comprendere di come ci sia la volontà da parte di tutti, non solo di attuare quello che abbiamo oggi firmato, ma anche di trovarci immediatamente le risorse finanziarie. Finto anche per salutare i consigli comunali presenti, che ringrazio di essere venuti qui. Mario Pepe di Roma. Sì, al sindaco volevo chiedere se questo ritrovato clima istituzionale positivo è anche, potrebbe essere anche propedeutico a una ripresa dei rapporti nella cabina di regia, magari pensando anche a una cabina di regia più allargata. All'assessore Calabrese di precisare, perché nella bozza si leggeva di due stazioni che potrebbero arrivare in zona, e quindi di approfondire quello che già accennava il sindaco dell'approfondimento della regione, quindi qualcosa in più sulla mobilità. Sulla mobilità lascio a Mario Calabrese, invece faccio la riflessione sulla cabina di regia. È importante ribadire alcuni concetti. Rimane intatta, l'ho detto anche prima, tutta l'impostazione critica, non solo sul piano politico ma anche, ricordatevi, sul piano giudiziario, perché noi abbiamo una decisione della Corte Costituzionale che ci deve stare sul punto,
Quindi non è cambiata la nostra posizione sul commissariamento, sull'articolo 33 e su tutto quello che ne consegue. Però oggi sono cambiate enormemente le condizioni, nel senso che l'intesa su Bagnoli è stata siglata poco prima delle 9 del 19 luglio del 2017 in prefettura tra il ministro De Vincenti, il presidente De Luca e Luigi De Magistris. Quello è l'accordo su Bagnoli. La cabina di regia è il luogo in cui si deve non ratificare, come dicevo qualcuno erroneamente, in cui si deve, come dire, mettere in atto le azioni conseguenziali che il governo ha ritenuto di fare, la cabina di regia, soggetto attuatore, commissariamento e quant'altro. Se viene confermato quello che ci è stato prospettato, che la cabina di regia del 27 luglio 2017 sia presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri Paolo Gentiloni, alla presenza, ritengo, della sottosegretaria Maria Elena Boschi, del Ministro dello Sviluppo Economico Calenda, del Ministro delle Infrastrutture Delrio, del Ministro del Mezzogiorno e della Coesione De Vincenti e forse finanche del MIUR e qualcun altro, bene, a me dà molto l'idea di un Consiglio dei Ministri in formazione ridotta, cioè se quello deve essere il luogo in cui il Paese dà rilevanza istituzionale, politica, mediatica e d'impatto su quello che significa Bagnoli per il Mediterraneo e per il nostro Paese, il Sindaco di Napoli sarà presente. Qualora il Presidente del Consiglio dovesse ritenere invece che non è necessaria la sua presenza, che si va avanti lo stesso, noi garantiremo chiaramente la continuità, la realizzazione di tutto quello che abbiamo firmato nell'intesa, ma chiaramente il Sindaco di Napoli quel giorno rimarrà nella città di cui è sindaco e rimarrà a Napoli. Quindi questo è un passaggio, nella sua domanda ho colto un passaggio istituzionale che ha anche un risvolto di tipo politico, cioè Bagnoli è un fatto istituzionale ma è anche un fatto politico, perché oggi si realizza un progetto nell'interesse della città, dei napoletani, e non voglio usare troppa enfasi, ma Bagnoli per me ha una rilevanza nazionale, finanche oltre i confini del nostro paese, per quello che ha rappresentato in termini di inquinamento, di sperpero del denaro pubblico e di tutte le cose che conosciamo. Quindi svoltare nel modo in cui siamo svoltati noi oggi ci consente, come dire, di esserci laddove si voglia dare un profilo istituzionale e politico di altissimo livello. Se quella è l'intenzione del governo, come mi pare, io molto volentieri parteciperò alla riunione del 27 luglio. Allora, sul tema in mobilità infrastrutturale, diciamo, nel documento era, diciamo, previsto che il sistema principale di adduzione a Bagnoli fosse sempre il ferro, ipotizzando degli scenari che prevedevano la partenza e il prolungamento, diciamo, della linea 2 o piuttosto che della linea Oriente 6. Che il sistema invece degli spostamenti all'interno dell'area fosse principalmente di tipo dolce, cioè ciclopedonale oppure mobilità elettrica, e poi si era immaginato, non so, la pedonalizzazione mentre di via Codoglio, si era immaginato anche un sistema di accesso più veloce tramite tangenziale all'area e altre cose, anche un sistema di nodi multimodali, un sistema di nodi multimodali nel quale appunto c'è uno parcheggio e sistemi di adduzione, parcheggi e poi dopo si vede. Questo era, però, come ha detto il sindaco, su questa scheda, insomma, che era secondo me molto light, appunto la regione, per le questioni che ha detto prima il sindaco di dover controllare un po' le risorse, ha richiesto un maggiore approfondimento tecnico, specialmente tecnico-economico. Quindi questa parte è stata stralciata, mi sembra, dal documento e verrà studiata, riportata alle tavole tecniche. È rimasto il punto, ma è stato stralciato per l'approfondimento finanziario con riferimento alle opere da realizzare. Però il punto rimane, che è importante, che senza mobilità e infrastrutture noi non avremmo firmato. Cioè, a noi interessava la cosa integrale, ambiente, prima di tutto, bonifica, ambiente, urbanistica, paesaggio, mobilità, infrastrutture. Bagnoli o si fa tutto insieme o non aveva senso. Ecco perché il quadro e la cornice che è stata fatta. Grazie. Grazie.